Qui siamo sopra i giardini Embury. Chissà questa panchina quanto ne avrà viste. Oh, scusate. Ecco, andiamo sopra. C'è già qualcuno qui che prende il sole in barca. Questa è Capomortola. Qui dicevo, questa è Punta Mortola, la Pineta, Giardini Embury con la casa. Chiaramente qui sto prendendo da una parte dove che non ci va molte persone per fare qualcosa di diverso. Qui c'è questa cancellata per vietare l'accesso. Comunque noi di qua guardiamo lo stesso. Questa cittadina bellissima, come avevo fatto vedere prima, è la Mortola inferiore. E qui sono i giardini, che poi andremo anche dentro a visitare. Appena avrò un po' di tempo, andiamo anche dentro. Guardate un po' che vegetazione lussureggiante che c'è. Certo che i romani hanno insegnato al mondo come vivere, ma gli inglesi l'hanno imparato benissimo, soprattutto nel secolo scorso. La cosa più strana è che alle belle cose ci si abitua subito e alle brutte che non ci si vuole abituare nessuno, alla povertà, alla fame nel mondo, tutte le cose. Anche questo è bellissimo. Questi oggi si stanno divertendo. Guardate che mare chiaro, si vede proprio il fondale. Qui la vegetazione mediterranea. Certo che chi abitava. Questa è un'insenatura naturale, anche questo. Proviamo a scendere ancora un pochino. Chi abitava qui, dicevo, se doveva campare 80 anni, 20 anni glielo regalava il posto. Tutta questa zona qua appartiene al principe Grimaldi di Monaco. E infatti c'era stata una mezza idea di fare un piccolo villaggio turistico, ma poi per fortuna è stato bloccato. Proprio sotto questa pineta qui c'è un centro da almeno 50 anni, da sempre me lo ricordo, naturistico. Diciamo 70% uomini e 30% donne. Ecco. Libero a tutti. Vedete anche lì che è franato tutto. Facciamo una ripresa un pochino da 20 miglia. Parlavamo sempre dei giardini, adesso facciamo dai giardini verso 20 miglia e chiudiamo. Quella lì sono le calandre e nel precedente video parlavo di quella casa lì che era di stile amalfitano.
capitano, perché è sopra una roccia sospesa. Ok.